Continua la commedia dell'assurdo. La Presidente del Consiglio attacca Conte, la Racci, l'Appendino, i 5 Stelle e poi chiede di fare la sfida con la segretaria del PD. E il governo non può scegliere qual è l'opposizione preferita. Se sono due i principali partiti di opposizione, il Movimento 5 Stelle e PD, deve confrontarsi con entrambi. Questa è la realtà. E soprattutto questi attacchi esagerati nascondono debolezza e poca autorevolezza, perché il vero problema è il dramma di un governo, di una maggioranza con esponenti che si rendono ogni giorno protagonisti di episodi gravi ai limiti delle regole o ben oltre le regole di una democrazia. Quindi la Meloni pensi a dare risposte concrete alle emergenze del paese e a confrontarsi in modo sereno, se è possibile, con Conte, invece di attaccarlo continuamente e ovviamente anche con PD.